Come sarà la vita nel futuro? Come sarebbe la vita se le cose fossero andate diversamente? Come potrebbe essere la vita su un altro pianeta? O come erano le creature estinte? Oggi parliamo dell'evoluzione speculativa. L'evoluzione speculativa è un genere di finzione, movimento d'arte basato sull'evoluzione della vita. Questo è chiaro anche dal nome. L'evoluzione, spero sappiate cosa sia. Nel caso vi mando ai video del canale Calesters. Celeste, vai, non so come si pronuncia, tanto sta vedendo in questo momento, come sono i video del canale, non solo le spiega bene queste cose, ma fa anche un sacco ridere. E quindi, se non sapete, insomma, l'evoluzione o roba del genere, che dubito che non sappiate, però se non sapete, andate a vedere lì, vi avviso, ovviamente ci sono anche un po' di parolacce, quant'altro, vabbè. Comunque, passiamo però alla parte speculativa. Beh, è abbastanza, cioè, speculativa, è sempre finzione, è solo una speculazione, diciamo, cioè, si divide, diciamo, in sottogeneri, possiamo dire, la vita nel futuro, scenari alternativi su pianeti alieni e ci sono perfino civiltà aliene. Ma partiamo dal tipo di evoluzione speculativa con cui sarete probabilmente più familiari, se possiamo definire la effettiva evoluzione speculativa, visto che non fa evolvere niente di nuovo. Le ricostruzioni delle creature antiche, che sono in un modo o nell'altro speculative. Pensate alla piuma dei dinosauri, o alla coda dello spinosauro, cose che prima non sapevamo, ma a cui arrivammo. In questa sezione non posso non menzionare Only Yesterdays, un libro scritto e illustrato da John Conway, C.M. Cosman, che potreste conoscere perché ha scritto anche che All Tomorrows ed Erren Nash. Nel libro si specula sull'aspetto e comportamento dei dinosauri, oltre che a mostrare come potrebbero essere rappresentati gli animali di oggi se rappresentati come si fa con i dinosauri e altri. Il termine per questo tipo di rappresentazione, diciamo, è shrink wrapping, shrink wrapped, non so se c'è una versione in italiano. In poche parole, meno grasso c'è, meglio è. Passiamo all'evoluzione del futuro. Non credo serva a spiegare cose, come si evolveranno gli animali nel futuro. Vi porto tre esempi. Il primo è Afterman, un libro di Dougal Dixon, in cui si specula sugli animali del futuro. E tra giganteschi pipistrelli, cinghiali e elefanti ce n'è di roba. Ma niente in confronto al documentario The Future is Wild, che è stato appunto ispirato a questo libro, in cui si va ad esplorare varie aree del futuro, arrivando perfino a polpi terrestri giganti o il Flish, il pesce volante. E voglio anche farvi come terzo esempio uno meno noto, sicuramente gli altri due, ma non meno interessante. Il progetto portato avanti dall'utente Reddit e YouTuber Yandere Enjoyer, After the Armageddon, in cui dopo un'estinzione di massa i vari sopravvissuti all'estinzione ripopolano la Terra occupando le varie nicchie ecologiche lasciate aperte. Andando avanti abbiamo l'evoluzione alternativa, ovvero cosa sarebbe successo se sulla Terra fosse o non fosse successa questa cosa? Questa cosa ci mettete quello che volete, che ne so, l'estinzione dei dinosauri. Comunque, un esempio classico è il libro The New Dinosaurs, dello stesso autore di Afterman, cioè Dougal Dixon. The New Dinosaurs esplora la possibilità di cosa sarebbe successo se i dinosauri non si fossero mai estinti, come si sarebbero evoluti, anche se, guarda, non è proprio il massimo, e sembrano quel tipo di immagini di quei video, tipo, sapete quello, quei video, Cursed Unnerving Images with Minecraft Cave Sounds, queste robe qua. Sembra, riferite quello. Comunque, non si può inoltre in questa sezione non menzionare Amfiterra, creato da Roxy Valdez. Spero di aver pronunciato tutti i nomi fino ad ora bene e anche quelli dopo. In Amfiterra, le condizioni all'inizio del Triassico erano migliori per la conquista del pianeta da parte della specie Triadobatracus, spero di averlo detto anche questo bene, che si evolve quindi da come io farò, che si evolve poi in altre specie di rane, che porteranno a varie specie, che queste siano giganteschi predatori mastodontici oppure calme creature intelligenti. Voglio fare anche stavolta un esempio di progetto che non è noto quanto gli altri due già menzionati, ovvero Jurassic Impact. Cosa sarebbe successo se l'asteroide, non quello che ha estinto i dinosauri, si fosse schiantato nel Giurassico? Il progetto creato da Epic JM
spero anche questo di averlo pronunciato giusto, è nuovo ma è già ricco di creature interessanti. Tra Immortali e Troxodon, in piccoli Compsognathus, che aspettate poi anche loro diventano grandi e mortali, questo progetto è veramente interessante e non vedo l'ora per il prossimo post. Passiamo ai Seed World, ecco, questi sono da spiega. In poche parole, prendi un pianeta, sì, una Terra, un animale o più, a tua scelta, li metti sul pianeta e immagini come si potrebbero evolvere, mettendo anche che in caso cambiamenti del clima, l'estinzione di massa, ste robe qua. Questo è un Seed World. Il Seed World più famoso e che ha reso questa idea famosa è sicuramente Serin, nel mondo degli uccelli, un mondo interessante, intrigante, pieno di creature strane, creato da Dylan Beda. Un mondo che doveva essere, se originariamente appunto uccelli proprio, cioè doveva esserci dei pesci che venivano mangiati da degli uccelli, che sono discendenti dei canarini, però poi a causa di estinzione di massa e quant'altro, il mondo è un po' cambiato. Ovviamente non può mancare la vita aliena che può essere veramente strana, è appunto aliena. Niente in confronto ai classici grigi, no, che si dice nei rapimenti alieni. Uno dei progetti più noti su questo è sicuramente Snyder, creato da Siim Kossen, sì, lo stesso di prima con gli Yesterdays. È un mondo alieno pieno di creature veramente strane, con le loro due bocche. E un altro progetto molto noto ispirato da Snyder è Phenom B, dall'autore Steve Mob Cannon. La vita aliena su una super Terra, cioè un pianeta roccioso più grande della Terra. Ciò vuol dire che la forza di gravità è maggiore. Eppure la vita riesce a raggiungere dimensioni colossali. Cioè, guardate uno dei classici, diciamo, più piccoli rispetto ad un uomo. Sicuramente da menzionare il progetto dei Birrin, una civiltà extraterrestre il cui mondo è stato creato dall'artista Alex Ries. Anche qui spero di aver detto il nome giusto. Il nome bello, spero. Un mondo con una storia interessante e con creature veramente strane. Potreste inoltre forse aver già sentito nominare Alex Ries. Questo perché ha fatto i vari concept art per Subnautica Below Zero. Come ultimo esempio che voglio fare, un progetto che, come gli ultimi esempi anche delle sezioni precedenti, non è noto quanto gli altri, ma che è molto interessante. Ion D4. Spero di aver pronunciato anche qua bene. Non mi scuso. Creato da Professor Cubo. Una luna di un gigante gassoso su cui vive una forma di vita basata sul silicio, che si cibano, diciamo, di elettricità. Un po' tutte, tralasciando i Birrin, che la situazione con gli umani non l'ho ben capita, cioè gli umani non sono più proprio umani, diciamo, però con gli altri esempi, inoltre c'è sempre una forma, cioè questi pianeti che vengono scoperti e si cerca di colonizzare dall'umanità. Comunque, altro sottogenere, diciamo, è il creare versioni plausibili di creature di miti e leggende, o anche i criptidi. Per esempio, il libro Cryptozoologicon degli stessi autori di All Yesterdays, cioè Darren Nash, John Conway e Siim Kossen. Altro esempio è Draconology, un progetto riguardo dei draghi dall'autore Vikas Rao, spero di averlo detto anche questo bene. Un progetto molto grande e complicato con varie categorie di draghi, i veri draghi, le viverne. E ultimo esempio, Dragons of Wales da Andy Fraser, un ordine di piccoli draghi discendenti da piccoli pterosauri sopravvissuti all'estinzione del Cretaceo. Questo è il mio primo video sull'evoluzione speculativa. Spero vi interessi quanto tu interessa a me e proverò a portarvi altri video al riguardo. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace o un commento. E se ne vuoi vedere altri, iscriviti e attiva la campanella per non perdertene nessuno. Ciao!